Amici di Enjoy Television, questa sera siamo tornati allo Sugar Reef per un altro sabato sensazionale. A maggior ragione qui, questa sera, si festeggia il bicentenario dello champagne Perrier Jouët. Amici di Enjoy Television, questa sera siamo allo Sugar Reef, un'occasione molto particolare perché è il compleanno della Perrier Jouët. Con noi Nicola. Buonasera Nicola. Ciao a tutti, buonasera. Siamo qui allo Sugar Reef, come ho appena anticipato, per festeggiare il compleanno di Perrier Jouët. Sì, quest'anno è un anno importante per la Maison, in quanto sono 200 anni di attività dell'azienda. E da quest'anno, anzi più un anno e mezzo che fa parte del gruppo Antinori, e in questo momento diciamo che Antinori sta investendo molto su questo marchio, ecco anche perché le varie collaborazioni che stiamo facendo col mondo della notte. Per un'azienda come la vostra, perché insomma sappiamo anche che il mondo della notte è molto criticato, no? Allora, bisogna dividerlo in due momenti. Allora, Perrier Jouët oggi è un marchio importante per l'alta ristorazione, e in quanto appunto 200 anni di storia non si possono nascondere. Per rilanciare un marchio e per comunque per avere più visibilità, di sicuro il mondo della notte è dove si stappano più bottiglie con le bollicine, e di sicuro in questo momento Perrier Jouët potrebbe essere anche motivo per festeggiare il nostro Capodanno. Questa sera, amici di Enjoy Television, è una serata particolare perché si festeggia un bicentenario, Ricky, stasera. 200 anni. 200 anni di? Perrier Jouët, la maison francese di Champagne, che ha scelto lo Sugar Reef per festeggiare questo importante traguardo. Bollicine stasera, come in ogni discoteca d'Italia, le bollicine. Solo bollicine. Altro, amici di Enjoy Television, questo non è solamente un festeggiamento, perché questo è un mese ricco per lo Sugar Reef. Fabio, in questo mese si festeggiano anche 5 anni di Sugar Reef, è il compleanno dello Sugar Reef. Il compleanno di Sugar Reef, tra un paio di giorni festeggeremo questo compleanno. Ci saranno tanti amici, tanti ospiti, tanti DJ e tantissime sorprese, proprio una di quelle serate molto importanti che a me piacciono. Mi piacciono tutte le serate dello Sugar Reef ovviamente, però questa è una serata particolare. Lo Sugar Reef va bene, è un locale che funziona bene. Ringraziando, stiamo lavorando molto bene, la ristorazione è in forte crescita. Notiamo una forte crescita anche delle donne presenti, perché diciamo che il numero delle donne eguaglia quasi sempre quello dei maschietti, e la cosa ci fa molto piacere, perché comunque il locale dove ci sono sempre donne, a volte anche molto belle, penso sia una cosa che non si trova ovunque. Poi i DJ sono più contenti quando suonano che hanno davanti tante donne, i DJ sono sempre più contenti. Si entusiasmano, diventano... C'è Jody che è contentissimo. È felicissimo, sono tutti felicissimi quando vedono le donne, i DJ non capiscono più niente, suonano meglio, sono più simpatici. Ma non solo i DJ. Tutti, credo tutti. Ci siamo incontrati, abbiamo avuto modo di parlare proprio all'inizio di questa nuova stagione, di questa nuova avventura, no? Adesso è passato qualche mese, quindi io ti chiedo questi mesi, un tuo resoconto su questi mesi. La stagione sta andando molto bene, c'è un'ottima affluenza di pubblico, è un ottimo pubblico, risponde bene anche alle novità musicali, quindi ci possiamo sbizzarrire, ci divertiamo molto a suonare qua.
sera c'è ospite Francesco Torre, che hai un po' aperto tu per lui, no? Quindi la serata va bene, il pubblico l'ho visto bello, l'ho visto più carico del solito stasera, il pubblico sì. dello Sugar Ray. È vero, stasera sono più carichi del solito e siamo contenti. Merito tuo. Vuole ricordare, sì, beh, adesso è importante comunque fare una progressione e portarli su fino alla carica, fino a un certo orario. E assieme a me c'è anche Loris Fasolato, ricordiamolo, perché magari adesso è in giro e non lo vedete, ma ricordiamo anche lui, sempre fisso con me ogni sabato. E poi appunto c'è spessissimo un ospite che fa un'oretta nella fase centrale, e quindi io gli porto sulla serata e poi l'ospite si diverte a suonare lo Sugar. Ospiti, tu hai detto c'è sempre qualche ospite. Ci sarà un ospite, mi hanno proibito di dire il nome di quest'ospite, però possiamo anticipare agli amici di Enjoy Television che è un ospite che arriva dagli anni 90. Sì. Quindi si cambia completamente genere, si cambia tipologia di ospite. Un ospite che arriva dal passato. Sì. Cosa ne pensi tu di questo ritorno al passato? Penso che c'è un grande ritorno anche musicale degli anni 90 e molti locali chiamano ospiti legati a quell'epoca. E ci sono personaggi grossi che hanno fatto successi pazzeschi a livelli mondiali. Come quello che ci sarà il 7 dicembre, amici di Enjoy Television. Tenetevi informati. Non dico il nome, posso solo dire il cognome? No. Bondigidigidi bondigibon. Questa sera, amici di Enjoy Television, c'è lo Sugar Reef che impazzisce, quindi io ho già rubato troppo tempo a Jody perché deve andare giù a scatenarsi insieme a tutti gli altri. Jody, grazie mille, alla prossima su Enjoy Television. Grazie a voi e alla prossima. Ciao.